Una cassa di previdenza, passiamo adesso invece all'esperienza di un family office. Cedo quindi la parola a Uberto Barigozzi. Prego, dottor Barigozzi. Ha il microfono su muto. È muto, ecco, grazie. Allora, vi ringrazio tutti per avermi invitato a questo interessante incontro. Volevo fare prima di tutto una precisazione, che come Family Office noi non siamo un gestore, ma siamo solo degli advisor per famiglie imprenditoriali che seguiamo in un caso da 36 anni, quindi abbiamo una certa storia ormai abbastanza lunga. L'entità media dei patrimoni nostri è intorno tra i 10 e i 30 milioni sostanzialmente. Non abbiamo clientela istituzionale, però abbiamo come family office famiglie che hanno come obiettivo la conservazione e il rendimento del proprio patrimonio, conservazione del tempo, bilanciamento di diverse asset class, e quindi ci sono famiglie che hanno bisogno di flussi cedolari, ci sono famiglie che semplicemente vogliono aumentare nel tempo il valore, mantenere nel tempo il valore, e quindi anche in funzione di quelle che sono poi le esigenze tipiche della famiglia. Questo per dare un po' un quadro generale di quello che noi facciamo. Quindi diciamo il nostro obiettivo quindi è quello di stabilire delle strategie di medio-lungo periodo per la famiglia in base alle esigenze della famiglia e nello stesso tempo di selezionare per ciascuna asset class gestori che noi riteniamo essere interessanti per quella singola asset class, mescolando i diversi stili di gestione in modo che nel tempo, normalmente quando ci sono delle punte positive o negative, ci sia un andamento più regolare nel tempo. In questo senso credo che la nostra strategia sia molto simile a quella degli altri enti che hanno questo tipo di obiettivo. Per quanto riguarda il 2023, abbiamo avuto un andamento, diciamo, di mercato che è stato molto particolare, visto che praticamente tutto il risultato è stato ottenuto negli ultimi 45 giorni probabilmente dell'anno, e anche quest'anno vediamo come ci sarà, è un anno molto complesso, voglio dire, le criticità sociopolitiche sono prevalenti, c'è tutto il discorso delle varie elezioni nei vari paesi, soprattutto negli Stati Uniti, che porranno dei punti interrogativi piuttosto importanti, per cui muoversi è molto sicuramente è abbastanza complesso. Certamente movimenti importanti di portafoglio, credo rispetto al passato e rispetto a quello che è avvenuto nell'ultimo periodo, non li vedo particolarmente interessanti. Chi è bilanciato al 70-80% di azionario tale rimane e tale è, e chi è bilanciato al 50%, normalmente noi le nostre posizioni sono come minimo un 40-50% di azionario, e c'è qualcuno che invece per i quali seguiamo soltanto il mercato azionario. Per quanto riguarda il 2024, mi sembra che ci sia questo aspetto dei tassi tendenzialmente in discesa, anche se questa discesa è piuttosto lenta. Per cui se c'è una certa liquidità è interessante un obbligazionario, la parte obbligazionaria. E in particolare vedevo l'altro giorno, sono stato in un incontro molto interessante di un gestore abbastanza importante, perché quanto riguarda il discorso degli high yield, perché diciamo le scadenze degli high yield nel 2024 sono di un volume enorme, per cui praticamente ci sarà la necessità di rinnovare queste emissioni, e quindi questa probabilmente sarà un'opportunità interessante, perché diciamo con i tassi che ancora sono relativamente alti chiaramente potrebbe essere un'opportunità interessante. Certamente il discorso delle incertezze sociopolitiche avranno un'influenza molto molto importante, per cui diciamo che muoversi in questo contesto diventa piuttosto difficile, piuttosto complesso.
Per quanto riguarda l'Italia, non vedo che ci sia particolare interesse, se non ormai diciamo che i nostri clienti sono investiti in minima parte in questo senso. Poi per le famiglie più importanti, certamente ci sono gli altri attivi e dipende molto dalle dimensioni del portafoglio, se inserire o non inserire, private debt, fondi di private equity e via dicendo. Certamente per quanto riguarda specialmente il private equity, diciamo che se il portafoglio non è di dimensioni molto importanti, preferiamo assolutamente dei prodotti, diciamo che più elastici, come i fondi di fondi o come i fondi di secondario. Direi che questo è un po' il quadro che ci siamo fatti. E quindi confidiamo che le tematiche sociopolitiche non influenzino poi i risultati in un modo pesante. La ringrazio, dottor Barigozzi, per il suo intervento.